le seguenti: gli enti pubblici nonché. Emendamento 2.53, Silvia Giordano, contrario. 2.54, Grillo, contrario. Grazie al Governo e anche la riformulazione della relatrice. Sì, grazie Presidente. I pareri del Governo sono conformi con anche alle relative riformulazioni che ha proposto la relatrice. Molto bene, grazie. 2.15, Nicchi. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario. Relatore del Governo, la votazione è aperta. Adornato. Bene, altri che non riescono a votare? Peluffo. Fossati. Ok, altri? Boh, il Peluffo ancora non riesce, non la vedo, non la uso perché Peluffo perché c'ha la... Ok, Sorial. Marzana. Alli. Bene, altri? Borghi. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 382, votanti 358, astenuti 24, maggioranza 180, favorevoli 29, contrari 329, la Camera respinge. Siamo al 2.50, Silvia Giordano. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore e Governo, la votazione è aperta. Noi buona fede. Altri? Gigli, onorevole Colletti, onorevole Baroni, bene, molto bene, mi pare che a questo punto abbiamo votato tutti, la votazione, no, Bianconi, è la... ci siamo onorevole Bianconi? Ok, la votazione è chiusa. Presenti 381, votanti 354, astenuti 27, maggioranza 178, favorevoli 92, contrari 262, la Camera respinge. Siamo al 2.51 Fiorio, parere favorevole così come riformulato, e immagino che Fiorio accetta la riformulazione, parere favorevole così come riformulato dalla relatrice, parere favorevole anche del Governo, la onorevole Sisto. Mi sia consentita una perplessità di mero carattere lessicale. Vedo che la modifica, la riformulazione proposta dal relatore è accettata, propone la sostituzione di cessionari con donatari anziché con donatori. Allora, se io vado a vedere la norma, poiché il donatario in genere è il soggetto che riceve, giusto? No, il donante è una cosa, il donatario è quello che riceve. Allora, se l'articolo 2, la lettera B, fa riferimento agli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopi di lucro che promuovono